Assessore, adesso finalmente tutta questa cosa della quale abbiamo parlato nei mesi scorsi ha un nome, tra palco e città. Ha un nome, non abbiamo ancora concluso tutti gli aspetti e le problematiche. Qua oggi è il giorno di festa, è l'annuncio di qualcosa che speriamo sia bello, che è appunto il festival che si apre alla città. Quindi siamo contenti, oggi ci godiamo il momento, ma proprio in questo momento il sindaco e un consigliere delegato Giuseppe Faraldi sono dal questore per verificare tutte quelle che sono le problematiche di safety e sicurezza. E giovedì è già fissato un nuovo tavolo in comune che abbiamo iniziato stamattina, perché vorremmo prima possibile arrivare a una sorta di vademecum anche per i cittadini, in modo di informarli il prima possibile. Io non smetterò mai di scusarmi già adesso per gli eventuali disagi, ma è un modo, questo palco, per ridare anche l'appeal al festival, dargli un'attrattività che forse da tanto tempo mancava e si percepiva anche con la RAI stessa. Per cui la città vive sul nome, è una città bellissima, col clima bellissimo, ma vive sul festival e su quello che porta il festival. Un festival che va bene, porta indotto d'estate, per cui dobbiamo anche capirne l'importanza. Una settimana in cui tutti noi cittadini dobbiamo fare dei sacrifici. Cercheremo di calmierarli punto per punto, andare incontro alle esigenze, non le risolveremo tutte, ma cercheremo appunto di andare incontro a ognuna esaminandola, non lasciandola al caso. Poi sicuramente, essendo l'anno zero, quest'anno sarà qualche problema, uscirà, no? Non lo nascondo, e per quello che chiedo scusa, se c'è da chiedere scusa, però stiamo lavorando proprio per limitare questi disagi. Al di là dei disagi, quali saranno i benefici invece che avranno i cittadini? L'ho già detto, dare di nuovo un appeal, un'attrattività alla città, perché comunque era l'idea che è nata proprio ad agosto, settembre, tra me e il sindaco, e dire facciamo un po' vivere un po' di più sotto festival la città, perché ormai chi gode del festival è soltanto chi ha il biglietto o il pass, e noi cittadini ne subivamo semplicemente gli effetti, i disagi. Allora, da lì si è sviluppato con Rai Pubblicità, col dottor Barrano e i suoi collaboratori, un progetto che poi è stato portato agli estremi con un palinsesto importante. Avete letto i nomi: Coez, Ultimo, Zucchero, Micca, Salmo, quindi nomi che riempiranno la piazza, per cui siamo felici e fiduciosi che l'evento sarà un evento nuovo, fortemente voluto. E adesso però ne stiamo subendo anche noi gli effetti in termini di salute, diciamo, oltre che di fatiche nostre.